Le voci del Diapasong Vocal Group, diretto da Gabriele Ferrara, hanno incantato il pubblico nella chiesa di San Giuseppe a San Cataldoli, dove domenica 18 dicembre era stata inaugurata anche la mostra Pacem in Terris, arte e devozione nei santini d'epoca della collezione di Francesco Scarantino, organizzata dall'Associazione Culturale Giuseppe Amico Medico. Oltre a una brevissima presentazione del libro San Cataldo, il casale, la baronia e la città, che ho avuto il piacere di presentare qualche settimana fa, e che ha visto, diciamo, il raccontare alcuni aneddoti sulle chiese sancataldesi, ha fatto da preambolo a questo bellissimo concerto dei Diapasong Vocal Group, un concerto di Natale di spessore molto raffinato, e che ha visto brani della tradizione in una veste assolutamente nuova, diretti magistralmente da Gabriele Ferrara. L'altare della chiesa in questi giorni ospita anche la copia realizzata dal maestro Calogero Termine della Natività con i santi Lorenzo e Francesco d'Assisi del Caravaggio. Il pittore italiano vissuto tra la fine del Cinquecento e gli inizi del Seicento viene ricordato anche attraverso il nome scelto per il concerto di Natale, Amor Vincit Omnia, che è anche il titolo di un suo dipinto. Il Caravaggio sarà anche al centro di un altro evento che si svolgerà l'8 gennaio. Il maestro Calogero Termine, considerato il più grande copista di Caravaggio al mondo, ci ha fatto anche dono, seppur temporaneo, di altre due tele, il San Giovanni Battista, che si trova, il cui originale si trova a Palazzo Corsini a Roma, e il San Giovannino, il giovane col montone, anche questa è un'opera di Caravaggio del 1602 che si trova nei Musei Capitolini, sempre a Roma. Quindi un altare davvero ricco che si è vestito di rosso Caravaggio quest'anno per arricchire la città.